Allora ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un'altra parte del menu italiano di Pokémon Black and White, sponsorizzato da technologynet.forumcommunity.net. Allora, benvenuti in quest'altra parte, finalmente siamo alla parte numero 9. Oh yeah. E nella scorsa parte abbiamo battuto il quarto capo palestra. Dunque, sì, siamo riusciti a sconfiggere anche il quarto capo palestra, che era lei, dei Pokémon di tipo elettro. Oh yeah. Comunque abbiamo dovuto sfidare nuovamente Shiren, come se la cosa ormai cambiasse tanto. E sfidandola, mi si è anche voluto il mio Croc. È diventato il coccodrillo. Non so come si chiama, però è un coccodrillo. Lo so, con i nomi devo ancora prenderci la mano perché non l'ho ancora fatto, avete ragione. Devo cominciare a sbrigarmi, a svegliarmi. Più che altro a sbrigarmi. Comunque arriveremo in un nuovo punto dove incontreremo questo strano personaggio che non sappiamo ancora chi sia, che praticamente sta dicendo a me, Shiren, di dover sfidare questi due bambini. Comunque è stato molto facile perché tutti e due hanno Eideira a livello 25, quindi ci ho messo anche poco, per fortuna. Detto che non volevo metterci una vita, ma comunque è stata una lotta abbastanza impegnativa. Comunque ragazzi, in un'altra parte della mia guida... No, scherzo. Comunque, andando avanti, Shiren se ne va e adesso posso andarmene anch'io tranquillamente per la mia strada. Arriveremo a questo punto dove c'è Shiren e la capo palestra. E che cosa stanno facendo? Allora, praticamente la capo palestra sta facendo qualcosa di strano con in questo ponte e lo sta tirando giù. Wow, sta facendo scendere il ponte. Guarda che figata, cioè dai, cioè Dunque, una volta che è sceso il ponte, noi potremo tranquillamente passare senza avere alcun problema con la legge. Scusa, sono abituato a me stesso. No, scherzo. Non statemi a sentire. Non è vero, non ho rapinato nessuna banca. Comunque, ora potremo attraversare questo ponte e arrivare in una nuova città. Ok, impariamo anche il nome di questo ponte, che è Obom Drawbridge. Wow, sono riuscito anche a leggere tutto un nome in inglese. Ma perché io deficiente non prendo la bici invece di continuare ad andare a piedi? Ecco, è la solita che si mette sempre in mezzo alle palle, ma non importa, noi andiamo avanti. Comunque siamo arrivati oltre al ponte ed eccoci in eccoci Obome City. E andando avanti incontriamo Shiren con quest'altro uomo. E che diamine, sempre tra le palle questo. Ma non importa, tranquilli, ci stanno divertendo, la vita è bella, c'è il sole fuori. Mica c'è il sole, io uscirò un po' dopo questa parte che ho narrato. Sì, prometto solennemente. Comunque, arrivati a Obome City, se non mi sbaglio, Obome City, prima di tutto andremo a ricaricare i nostri Pokémon al centro Pokémon, ma ovviamente non farò registrerò tutta questa parte, altrimenti sarebbe soltanto noiosa. Ok, una volta che abbiamo ricaricato la nostra squadra, siamo pronti per partire per una nuova avventura, sempre in questa città. Dirigiamoci qui a sud della città e saremo dentro al Cold Storage, praticamente una roba tipo magazzini freddi, no? Refrigeratori, robe del genere, vabbè. Comunque, ibernizzatori. No, comunque, siamo al Cold Storage. E cos'è che dovremmo fare? C'è qualcosa di strano dentro a questi container di surgelati brrr. No, che figata, surgelati brrr. Lo metterò nel titolo. Ecco cosa mi veniva in mente. Ok, utilizzerò i surgelati brrr come titolo. Quindi, ok, andiamo avanti. Dobbiamo sfidare alcuni di questi allenatori che incontriamo qui dentro. Comunque è una zona strana, dovremmo trovare la posizione giusta per poter scivolare via. Una cosa anche abbastanza semplice è stata. Credevo che ci avremmo messo molto più tempo. Anzi, non che ci avrei messo più tempo, perché voi per fortuna siete soltanto a guardare e non a giocarci. Comunque, abbiamo visto subito che nella prossima parte supereremo la nuova palestra più il capo palestra. Non so, vedremo, farò tutti insieme, magari sia palestra che capo palestra insieme. Dipende da come vi comportate. Comunque, siamo arrivati quasi alla fine della nostra missione in questo container. Eccoli qua. Eccoli questi container. Volevo dirlo, container. E praticamente arriva anche Shiren. No,
ha dovuto farci andare avanti noi, poi è arrivata lei. Comunque, entrando, noteremo ovviamente delle reclute del Team Plasma, che sono sempre costantemente in mezzo alle palle. Da un po' te. Fatto sta che adesso possiamo notare che c'è una specie vice capo del Team Plasma. Tutte regole del Team Plasma, dovremmo sfidarne un po'. E quelle da sfidare sono queste. Grazie ai call-out per far capire quali sono quelle da sfidare. Comunque, una volta averle sfidate, possiamo tranquillamente dopo continuare. Adesso aspettate. Ok, sfidiamo anche l'ultima. E dopo arriverà lo stesso personaggio che abbiamo incontrato prima, che lui è il quinto capo palestra della regione di Ishu. Non ci crederete, ma è proprio così. Dunque, nella prossima parte, come ho detto, sfideremo allora lui, che sarebbe il capo palestra. Prima di cominciare questa parte, prima di cominciare la nuova parte, sfiderò un po' tutti i rappresentanti, no, come si dice, tutti gli allenatori della palestra. Dopodiché la potrò fare tranquillo, senza problemi, così vi insegno come farla facilmente e senza destare alcun sospetto. Comunque, praticamente ora qui avremmo finito, se non mi sbaglio. Comunque abbiamo ancora una Pokéball da vedere, e in questa Pokéball c'è Never Melt Ice, che se non mi sbaglio è gelo mai. Se non mi sbaglio, chiedo scusa se mi sbaglio, correggetemi nei commenti. Comunque, ora possiamo uscire da questa specie, da questo magazzino. Cold Storm. Ah, magazzino freddo, adesso è la traduzione, magazzino freddo. Mamma mia, che nomi. Le traduzioni sono stupende, cioè, non hanno un cazzo di senso il nome, ma non importa. E prendiamo la bici perché dobbiamo ancora scoprire una piccola cosa riguardante a questa città. Ok, saliamo in groppa la bici e dirigiamoci a nord della città. Avevo intenzione di andare al centro Pokémon, ma prima stavo pensando dove si trovava la palestra, e si trova di qua, a destra. E possiamo vedere che c'è il Team Plasma con Gekisu, e insieme al personaggio c'è il boss, c'è uno dei vice capo e due reclute del Team Plasma. Boh, praticamente credo che stiano contrattando per averli liberi, oppure sta minacciando Gekisu, ma sei uno sfigato, vabbè. Tanto prima o poi ti batteremo. E una cosa succederà direttamente molto presto, ve lo assicuro, molto, ma molto presto. Comunque ragazzi, un'altra parte della mia guida italiana di Pokémon Black and White è finita. Spero che vi sia piaciuta. Votate, commentate, iscrivetevi, seguitemi su Twitter, su Blogger, su tutti i link che vi lascio nella descrizione. Bene, ciao ciao ragazzi, arrivederci a una nuova parte.